sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di solo un sacerdote, ma colui che gli disse: tu sei il figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì come detto in un altro passo: tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Verbo